Da dove sarà sbucato questo Perez? Si è chiesto qualcuno. Da lontano, dico io, addirittura dal 2011, un secolo fa, quando debuttò con la Sauber e il suo amico Carlos Slim, uno degli uomini più ricchi del pianeta, lo fece entrare nel giro della Ferrari Academy. E lui, Sergio Perez, detto cieco, credette davvero a una promozione immediata sulla rossa, mettendo su una spocchia che si è portato addosso per tanti anni e gli ha rovinato un po' la carriera. Perché poi la Ferrari non lo ha voluto, nonostante gli ottimi risultati che ottenne con la monoposto svizzera, nonostante fosse privo di esperienza, e la McLaren, sempre a causa di un atteggiamento che scivolava volentieri nella presunzione, lo liquidò dopo un solo anno. Non certo per prendere Fangio, ma per ingaggiare Magnussen e dire che Perez era stato fortemente voluto quale successore di Lewis Hamilton. Aveva poco più di 20 anni cieco a quei tempi, un'età in cui è facile commettere errori di valutazione, soprattutto su se stessi. Il risultato fu che poi dovette ricostruirsi la carriera sfoderando ostinazione, abnegazione e finalmente anche umiltà. Perez pian piano si è allontanato dall'inferno, crescendo ha capito di più la vita e la maturità si è sovrapposta a qualità di guida che sono sempre state abbastanza notevoli. E adesso che ha vinto il suo primo Gran Premio e meriterebbe di godersi una stagione ambiziosa in una grande squadra come sarà la Aston Martin accanto a Vettel, si ritrova addirittura a piedi, stavolta non più per colpa sua, ma per il motivo semplicissimo che il padrone della Aston Martin è il papà di Stroll. Forse, lo speriamo, ci sarà un ripescaggio. Alla Red Bull farebbe molto comodo un Perez che oggi è senza ombra di dubbio tra i migliori sulla piazza, un regolarista veloce che esce sempre alla distanza e porta puntualmente punti alla squadra, ovvero soldi. La gloria di Perez si è celebrata nel giorno della disfatta Mercedes. Oddio, si fa per dire, visto che Checo ci ha messo una pezza vincendo con la macchina di Stoccarda dello scorso anno. Quella di quest'anno, orfana di Hamilton, stava come al solito dominando. Poi il patatrac, con una disastrosa doppia sosta ai box che ha tolto la possibilità di vincere sia a Russell, che strameritava, sia a Bottas, che ce l'avrebbe comunque fatta malgrado una delle giornate più nere della sua carriera. Russell, di fatto, ha dimostrato che chiunque sulla Mercedes può vincere. Chiunque, per modo di dire, a patto che sia bravissimo come lui, che abbia la sua calma, la sua intelligenza di gara, la velocità con la quale ha massacrato il povero Bottas, presentandosi al mondo come un campione in pectore. Era fatta, ma a privare della vittoria Russell è stata proprio la Mercedes. Un errore di presunzione evitabilissimo e pesante a livello d'immagine. È solo questione di tempo comunque. Russell potrà rifarsi già domenica prossima ad Abu Dhabi, una pista che però è molto più impegnativa di quella facile facile del Bahrain. Ma qui mi arriva dal di dentro una domandina maliziosa. Siamo sicuri che Hamilton tiferà proprio per lui col rischio di trovarselo magari accanto per via di una sollevazione popolare già nel 2021? Secondo me Hamilton è pronto a correre anche col Covid pur di riprendersi la sua macchina, perché dovesse davvero imporsi Russell, il suo mondiale di quest'anno dinanzi a un'enorme fetta di opinione pubblica abituata a discorsi da bar varrebbe la metà. Questa è la vita, purtroppo, caro Lewis. Ah già, dimenticavo la Ferrari, ma c'era? Boh, non me ne sono accorto.